Ho ben chiaro in mente da cosa iniziare. Questo è il risultato, no? Adesso cerchiamo di mettere anche una grafica mediamente normale. E cioè, era rigore. Era rigore, grande come una casa su quadrato. Era rigore, non ce l'hanno fischiato, dovevamo fischiarcelo. Benissimo. Abbiamo analizzato l'unica scusante che ci può essere, minima, piccola, inesistente, vergognosa scusante che c'era stasera. L'abbiamo analizzata, l'abbiamo già messa da parte. Era rigore, non ce l'hanno fischiato, dovevamo fischiarcelo. Bene. Iniziamo a parlare di quello che invece è stato tutto il resto. Stiamo a parlare di quello che è stato tutto il resto. Vi invito a scaricare il numero di ES. Perché io adesso. Io non posso non aspettarmi delle novità. E sul numero di ES cercheremo di aggiornarci in tempo reale su quello che accadrà. Perché io mi rifiuto di pensare che si andrà avanti così, che non cambierà niente, che domani ci sveglieremo e sarà tutto uguale ad oggi all'interno della Juventus, stesse rate, quello che è. Mi rifiuto. Mi rifiuto, perché ci sono più problemi. Ci sono più problemi, ragazzi, all'interno di questa partita. Io sono abbastanza tranquillo, devo dirvi la verità. Per un motivo, sapevo di perdere. Non ero convinto di non vincere, io sapevo di perdere. Io ve l'ho detto, nel video che ho pubblicato oggi, nella diretta che abbiamo fatto su OCV, nel video che abbiamo registrato ieri con Kino, Lello ed Avom, io ero sicuro di perdere. Ero sicuro di perdere, perché in questo momento psicologico della Juventus con un viaggio così lontano a Israele, e apro e chiudo parentesi, complimenti ai tifosi della Juve che era lì a sostenere la squadra, veramente complimenti. In un momento del genere, in cui sei fragile a livello psicologico, fai anche un viaggio molto complicato a livello geografico e l'allenatore in conferenza stampa ti dice che l'unica cosa che non va è che i giocatori non ci mettono cuore e passione, che i giocatori fanno errori. Beh, ragazzi, lo spogliatoio si disintegra, quindi per forza di cose la perdevi questa partita, non potevi vincerla, non potevi neanche pareggiarla. E adesso dico una cosa che farà malissimo, però devo dirla, mi sento di dirla, perché da tifosi juventino sono affranto, sono morto, sono distrutto, sono vergognato anche, non so che cos'altro dirvi. Però se invece lascio da parte un attimo la mia fede calcistica, l'amore per questi colori e ragiono sull'amore per lo sport e per il calcio in generale, e sono contento che abbia vinto il Maccabi stasera, perché hanno meritatissimo questa vittoria. Hanno meritatissimo questa vittoria. E poteva essere anche più larga, perché loro hanno avuto delle occasioni clamorose. Questi erano 20 anni, ragazzi, dal 2002 che non vincevano una partita in casa in Champions. 3-0 Manchester United, 20 anni fa. 2002. 2002-2022. Cos'altro vi devo dire? Di cos'altro vi devo parlare? Qualcuno vi parlerà dei giocatori? Certo, i giocatori probabilmente non ci stanno mettendo in campo quello che devono mettere. È un po' quello che vi dicevo oggi, il discorso Milinkovic-Savic, ma in questo momento davvero quello è il problema. Cioè, noi con i giocatori che abbiamo avuto in campo e quelli che avevamo in panchina, per le scelte di formazione, per le scelte dei cambi, noi non eravamo in grado di battere il Maccabi. Perché io faccio un passo indietro. Quando la settimana scorsa a Torino vi avevo detto: attenzione, ragazzi, c'è da essere contenti di questa vittoria col Maccabi, c'è da sottolineare, no? I passi in avanti piccoli che si sono fatti in questa partita. Perché forse qualcuno si era dimenticato 2 settimane fa che si era perso in trasferta con il Monza. Forse si era dimenticato che si era pareggiato in trasferta con la Sampdoria. Forse si era dimenticato che nonostante quel torto arbitrale vergognoso, comunque si è andati sotto di 2 con la Salernitana in casa. Forse si era dimenticato queste cose. E quindi i piccoli passi in avanti di una squadra che era nulla e iniziava a creare delle palle gol, li dovevi prendere. Poi certo, c'era la matita rossa da mettere quei 20 minuti col Maccabi, in cui potevano comunque pareggiare anche lì. Però se non metti in campo anche quel piccolo miglioramento che avevi fatto a livello di mentalità, a livello di quello che mettevi in campo, con lo stesso Maccabi 6 giorni dopo perdi, e perdi giustamente, e perdi meritatamente. E io oggi non posso fare altro che essere distrutto per questa cosa, nonostante la mia completa presa di consapevolezza che la Juventus non avrebbe vinto, non avrebbe pareggiato, ma la certezza che l'avrebbe persa. Dentro la partita ero nervosissimo perché comunque siamo riusciti ad andare nel grottesco, oltre il grottesco, io ero sicuro di perderla, ma siamo andati comunque oltre il grottesco perché ero convinto di perderla, ma non ero convinto di andare sotto dopo 7 minuti. E non ero convinto che loro dopo 7 minuti che vanno in vantaggio potessero avere delle altre occasioni per andare sotto a zero e che non potesse esserci nemmeno una minima reazione. Forse ci siamo accorti che stavamo perdendo a fine primo tempo, a inizio secondo tempo, dove abbiamo fatto 3, 4, no, a 5 minuti non ci siamo arrivati di reazione, e a 12 minuti dalla fine, al 78esimo, che abbiamo detto: proviamo a vedere, che forse stiamo perdendo 2-0. E allora, che cosa salvi questa sera? Io faccio una domanda seria, secca, semplice. Questa sera, anche il più ottimista dei tifosi juventini mi deve dire che cosa salva di questa roba. Perché
qual è il punto ottimistico, positivo da mettere in evidenza, da inquadrare all'interno del cervello e da inseguire a livello mentale? Qual è? Ne voglio uno, eh? Non chiedo, uno ne voglio. Ne voglio uno. Lasciando stare le scelte di formazione, perché se mi metti Lugano in questa partita qua, io spero che Bremer si sia fatto malissimo. Io mi auguro che Bremer fosse distrutto. Se continuiamo a insistere sul 4-4-2 storto, è 15 mesi che facciamo il 4-4-2 storto, ragazzi. È 15 mesi che non funziona. Quando inizierà a funzionare? Quando scenderà lo Spirito Santo in terra? Arriverà la fata turchina con la bacchetta magica? Non lo so, l'Arcangelo Gabriele a dirci che siamo incinta pur essendo vergini? Non lo so, in questo momento io mi devo appellare al miracolo, eh? Perché se per 15 mesi non ha funzionato questa cosa, noi continuiamo a insistere su questa cosa. Se teniamo fuori Milik, che è il giocatore migliore della stagione fino adesso, in una partita decisiva, continuiamo a usare McKenny come esterno. Addirittura a un certo punto siamo partiti con Cuadrado a sinistra. Cioè, cambiamo i centrali difensivi. Sei giorni fa giochiamo a Torino la stessa partita contro gli stessi giocatori con Danilo e Bremer, difensori centrali, oggi in Israele con Bonucci e Rugani. Cioè, ma capite che non c'è una continuità, non c'è niente. I giocatori avranno delle colpe. Certo, c'hanno delle colpe. I giocatori... Ragazzi, avete visto la partita di YouTuber League sul canale di Marconi? Noi ci abbiamo messo più voglia, più grinta, più cuore, più passione. Le cose che diceva Allegri ieri. Vi giuro, ieri sera ho perso una partita 1-0 con gli amatori. Quando abbiamo preso gol, abbiamo avuto una reazione maggiore rispetto a questo, avevamo più voglia. E mi viene a dire che davvero si è giocato ancora contro l'allenatore, perché non ci posso credere. Non ci posso credere che i giocatori non stai mettendo questa roba qui in campo. Però l'allenatore, ragazzi, è il più grande colpevole che c'è in questo momento. È inutile che ci si gira attorno. E io, qualche settimana fa, vi avevo detto, ma ragazzi, ma chi mi conosce? Ma se lo ricorderà quando è tornato Allegri che ero contento? Non ero contro Allegri, minimamente. Però in questo momento come si può pensare di andare avanti in questa maniera? Con questo strappo clamoroso, evidente, naturale, palese, che c'è tra la squadra e l'allenatore. Io qualche settimana fa avevo detto, se fossi in Allegri mi dimetterei. Lo torno a dire. Non c'è un presupposto tale per cui Allegri debba andare avanti con... Per cosa? Per cosa? Per ossessione. Cioè, se Allegri vuole andare avanti con Strada, è ossessione. Ossessione o ricatto, perché non vuol mollare i soldi. È l'unica cosa che posso pensare. Un ricatto, uso una parola forte, ricatto. Perché di lavoro, qualitativamente, io vi parlo di lavoro qualitativamente, non metto in dubbio, in discussione il lavoro delle persone, io sono sicuro che Allegri lavori. Però poi l'output deve esserci. La qualità del lavoro deve vedersi. È una Juventus che probabilmente non andrà nemmeno in Europa League a questo punto, che perde in Israele con una squadra che era 20 anni che non vinceva in Champions, che ha 10 punti dalla prima in classifica, che è ottava in classifica, col Sassuolo, il Monza, la Salernitana, tutte attaccate, con l'Udinese sopra. Ma poi dici, sai, giochi male ma i risultati li fai. Non li fai. Sai, si fanno male i giocatori, però corri più... Non corri. Cioè, non corri, ti si fanno male i giocatori, lo stadio è vuoto, l'allenatore non ci sta capendo niente, i calciatori vanno in campo svogliati, i risultati non arrivano neanche per sbaglio. E sono sicuro che qualcuno continuerà a dirmi, sì, però sai, su Cuadrado era rigore. Va bene, sì, era rigore, te l'ho detto nei primi 10 secondi del video, però tutto il resto lo escludiamo, mettiamo la testa sotto la sabbia come gli struzzi, facciamo finta che non esista tutto quel resto. Io amo la Juventus, io amo la mia squadra, ti farò per sempre per la Juventus. Non sono qui a dirvi, oh, non guardo più la partita, no, la guarderò, non vedo già l'ora che ci sia il derby della settimana prossima. Però io non ho più fiducia in questa Juve. Non avevo neanche la sensazione che potesse fare gol. Chiedete a chi era in live reaction con me, continuavo a dire, l'unico modo che abbiamo per fare gol in questo momento è mettere una palla in mezzo su un calcio d'angolo, una punizione, perché se no siamo il niente, non nulla. Quindi sì, problema giocatori, certo, problema allenatore, certo, problema dirigenziale, certo. E ora cosa facciamo? Uno stallo alla messicana? Ci mettiamo qua, con le pistole in mano. Il primo che la tira fuori e spara vince? Aspettiamo che si risolvano magicamente i problemi da soli? Oppure iniziamo a prendere coscienza del fatto che così non si può andare avanti, che così è un danno per tutti, dalla dirigenza all'allenatore che si sta rovinando la carriera, ai calciatori che si sta rovinando la carriera, ai tifosi che stanno rovinando la passione e allo stadio che è rovinato dal lavoro dei dirigenti, nei confronti dell'allenatore, nei confronti dei giocatori e nel rispetto dei tifosi, perché di questo si deve parlare, anche di rispetto dei tifosi, di rispetto dei tifosi, perché io voglio sapere adesso con questo presupposto chi è che ha voglia adesso di andare allo stadio.
Perché io ci stavo pensando, di andare a Lisbona. Io stavo pensando di andare a Lisbona. Poi, per una serie di impegni miei personali, tutti lì, fissati in quei giorni lì, ho detto fa lo stesso. Però io avevo proprio voglia di andarci a Lisbona. E probabilmente in una situazione anche diversa da questa, avrei detto, sai cosa, nonostante gli impegni, magari faccio le capriole, i salti mortali. Adesso non c'ho neanche più quella spinta di dire dai, faccio in modo che no, me la guardo a casa. Me la guardo a casa qua con voi e facendo due chiacchiere pre-partita, durante la partita, post-partita. Perché oggi davvero non vale la pena credere. Oggi non vale la pena credere. E questa è la sconfitta più grande. Perché per uno che si tatua fino alla fine, nel momento peggiore, nella settimana del Monza, è una sconfitta grandissima. Perché fino alla fine è un concetto che io condivido, sposo tantissimo nella mia vita. Però non posso fare altro che pensare che la fine sia arrivata, che la fine sia arrivata in Israele. E se non si avrà ancora la forza o il coraggio, perché di coraggio si parla, di provare a fare qualcosa per risolvere questa situazione, si va oltre al grottesco. Prima dicevo, abbiamo toccato il fondo. No, qua non abbiamo toccato il fondo. Qua abbiamo toccato il fondo, abbiamo scavato sul fondo del barile e adesso stiamo scavando sulla terra che appoggiava, su cui appoggiava il barile, perché il fondo del barile l'abbiamo già aperto e ora stiamo scavando sotto il fondo del barile distrutto. Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Io pensavo potesse essere Monza-Juve. C'è stato anche un parallelismo incredibile con Di Maria, che una volta si fa espellere, invece stavolta si fa male. È stato peggio. Questa è stata peggio di Monza-Juventus. E quindi c'è il punto più basso, era stato col Monza. Questo cos'è? Peggio. Poi magari in questo momento, mentre io sto parlando, anche Allegri sta parlando, era segnato le dimissioni, cosa che non credo. Vediamo, però così sicuramente non si può andare avanti.